Prima di iniziare questa puntata speciale del mio programma dedicato all'opera e alla classica, sento di voler fare e voglio fare tanti auguri di buon compleanno a una donna speciale che oggi compie gli anni. È una donna piena d'amore, sogni, emozioni, coraggiosa, brillante, tenace e meravigliosa. Per me, una donna speciale. Questa donna è la mia mamma. Tanti carissimi auguri di buon compleanno, mamma. Il brano musicale che abbiamo sentito immediatamente dopo la sigla di apertura del programma è un brano musicale che segue l'ouverture della Traviata di Giuseppe Verdi. Benvenuti ad una nuova puntata del mio programma dedicato all'opera e alla classica. Stasera un ospite speciale, il soprano Francesca Dotto, la bellissima Dama in Rosso di Valentino, in occasione della Traviata di Verdi al Teatro dell'Opera di Roma. Ecco a voi la mia intervista. Francesca, il tuo legame con la musica inizia da musicista e da uno strumento in particolare, il flauto traverso. Come ti sei avvicinata a questo strumento in cui ti sei diplomata al Conservatorio Martini di Bologna, sotto la guida del maestro Enzo Caroli? Mi sono avvicinata allo studio del flauto semplicemente perché una mia compagna alle elementari suonava questo strumento e durante un saggio di fine anno aveva portato un brano di Nino Rota. Io mi sono innamorata di questo strumento e ho iniziato ad intraprenderne lo studio, e inizialmente anche con lei perché eravamo molto amiche. E lei studiava appunto col maestro Caroli, che da sempre mi ha seguito, e quindi dai 9-10 anni, avevo 9 anni, fino ai 18, poi quando mi sono diplomata, 18-19, 18 sì ne avevo, e quindi così.
Come hai scoperto in seguito di possedere una voce da soprano e quindi di poter studiare canto con Elisabetta Tandura e diplomarti poi con lode e menzione d'onore presso il Conservatorio Steffani di Castelfranco Veneto nel 2011? Dunque, a me è sempre piaciuto molto cantare. Lo dico sempre perché in realtà non è che ho scoperto di avere la voce. Io amavo cantare con la mia famiglia, da sola, con gli amici. Ma proprio perché è una passione che ho condiviso fin da piccola, perché era un motivo, un momento per stare tutti insieme, soprattutto nella mia famiglia, abbiamo sempre cantato tutti insieme e questa è una cosa che ci ha sempre unito e quindi l'ho da sempre associata a una cosa bella, diciamo, il momento del cantare insieme. E poi ho sempre cantato nel coro della chiesa e alle elementari anche avevamo un coretto. Quando ho iniziato a studiare flauto nel liceo musicale che frequentavo, nel liceo, nella scuola, era una scuola, si chiamava Liceo Musicale Francesco Manzato, ma era una scuola in cui tutti andavano il pomeriggio, diciamo. Però era una scuola ben strutturata in cui c'erano anche lezioni di canto corale, a cui anch'io prendevo parte, e anche lì mi sono innamorata del poter cantare insieme ad altri ragazzi, altri bambini della mia età. E niente, poi sempre anche il mio maestro di flauto e anche la mia insegnante di solfeggio mi dicevano: ma guarda che hai una bella voce, ma che ne dici di provare? A me piaceva cantare, mi piaceva molto il flauto magico da piccola. Ero appassionata alla storia e poi mi piacevano moltissimo le arie della Regina della Notte. E così, e quindi, boh, è stato un avvicinamento graduale, direi. Non mai forzato. Nessuno della mia famiglia è musicista, cioè se non adesso, sì, i miei cugini così, ma non nonni, zii, genitori. E hanno sempre amato la musica, ma nessuno di loro suona qualche strumento, e se non, ecco, la chitarra, sì, quella sì. Però sì, direi che è stato un avvicinamento naturale e graduale, fino a che poi il mio maestro di flauto mi ha suggerito di contattare la mia maestra, insomma, Elisabetta Tandura, e con la quale studio tuttora. Nel 2011 hai vinto sia il primo premio al Premio Nazionale delle Arti, indetto dal MIUR, sia il primo premio al concorso internazionale Vincenzo Bellini. Cosa ricordi di questi eventi e quanto ti hanno fatta crescere professionalmente? Dunque, allora, del concorso indetto dal MIUR, quindi il Premio delle Arti, ho un bellissimo ricordo perché lì ho avuto l'opportunità di conoscere Fiorenza Cossotto e il maestro Alva. E mi ricordo questa tenerezza da parte sua nei miei confronti. Quando mi ha conferito il premio, ero veramente emozionata. E con me è stata veramente molto gentile e vedevo nei suoi occhi non so, questa luce, questa felicità nel darmi questo premio, che non era semplicemente darmi il primo premio, ma era come augurarmi tutto il bene perché, cioè, non so, in qualche modo percepivo la sua passione per il nostro strumento che è il canto. Sì, veramente, ho un bellissimo ricordo di lei, davvero. Di quel momento soprattutto, perché poi mi ha incoraggiato molto, mi ricordo, mi ha detto sì, delle belle parole, sì, quasi fosse una zia come. Quello è stato un bel momento. E del concorso Bellini ho ricordo, ecco, quello che mi ha lasciato quel concorso. Allora, io non so, premetto che non sono una persona competitiva. Particolarmente non amo la competizione e perciò fin da piccola non ho mai amato gli sport proprio per questo motivo, perché non so, la competizione mi dà un po' ansia, probabilmente, non lo so. Però in quel concorso là mi è stato chiaro che per arrivare nel nostro mondo c'è un po' di voglia di arrivare e quindi di mettersi in competizione la devi avere perché niente è facile, niente è regalato. E non sempre basta lo studio, questo sì, quello, ma che poi in realtà questa lezione di vita me l'hanno data tanti altri concorsi.
E quello è stato solo uno dei primi che ho fatto e con cui mi sono e che mi ha dato modo di scontrarmi con questa realtà. E poi da lì ho avuto una bellissima amicizia con una collega che porto avanti tuttora, quindi quel concorso, ecco, mi ha dato l'opportunità di conoscere Valentina Varriale, che è una collega splendida per quanto mi riguarda. Nel 2012 hai partecipato a vari concorsi come Voci Verdiane, Iris Adami, Corradetti e vinto il secondo premio al concorso Maria Callas. Come ti prepari sia vocalmente che emotivamente ad un concorso? Dunque, allora, mi preparo. Emotivamente non si è mai pronti, secondo me. Cioè, quello che posso dirti è che sono una persona molto studiosa. Non mi piace arrivare impreparata. Io quello che ho portato ai concorsi è sempre stato frutto di uno studio approfondito con la mia insegnante. Abbiamo scelto sempre tutte le aree in maniera molto accurata. Abbiamo fatto veramente delle scelte sempre oculate, ecco, quello sì. Poi non lo so, sì, c'è sempre un po' di ansia da prestazione, diciamo, ma nel momento in cui io sono sul palco, boh, poi mi passa, cioè quando comincio a cantare passa tutto e non ti rendi neanche più conto di essere in competizione, ma proprio perché appunto forse è una cosa che a me non appartiene. Questa è la competizione, quindi sì, l'ansia prima, poi quando canti basta, pensi a cantare, ciao. A me il canto dà la sensazione di libertà, certo, è una cosa che è uno strumento che io amo, cioè il fatto di avere lo strumento de dentro di me, di essere io stessa il mio strumento, a me piace molto, nel senso che ti dà una, per quanto mi riguarda almeno, mi dà una grande consapevolezza delle mie qualità, anche dei miei limiti, ma anche proprio per questo, anche di come poterli superare in qualche modo, sempre con lo studio. Ma e anche sì, una certa libertà perché ti dà l'opportunità di poterti in qualche modo sfogare, no? Cioè di esprimere quello che hai dentro attraverso proprio me stessa. Perché io poi ho scelto il canto perché col flauto mi sembrava sempre di avere qualcosa di esterno a me, cioè probabilmente quando una persona sceglie uno strumento e sceglie proprio quello è perché si sente tutt'uno con lo strumento e probabilmente il flauto alla fine non è stato il mio strumento proprio perché sì, mi piaceva suonarlo, ma non era il mio modo diretto di esprimermi, quello che invece ecco, succede col canto. E la tecnica è lo strumento fondamentale che serve per fare questo, perché ovviamente se uno non ha la tecnica questo non lo può fare, o magari ha la sensazione di poterlo fare, ma magari no, ovviamente non ce la fa. Sì. No, ci vogliono dei mezzi tecnici non differenti, ma e quello che a me piace continuamente quando studio è scoprire l'evoluzione del mio strumento proprio, che è in continua evoluzione. Questo è una cosa meravigliosa, secondo me. Il 2012 è anche l'anno del tuo debutto al Teatro La Fenice di Venezia, nel ruolo di Musetta, per la Bohème di Giacomo Puccini. Come vivesti quel momento e che emozioni ti porti dentro di quegli attimi sul palcoscenico? È stato un momento sereno perché da sempre quel teatro mi ha dato fiducia, il direttore artistico, il sovrintendente, ma tutta l'equipe di lavoro. Cioè, probabilmente è una fiducia reciproca, nel senso che quando loro mi hanno scelto, io mi sono sentita una responsabilità, la responsabilità di dover debuttare un ruolo in un teatro importante e quindi come tutto quello che faccio, cerco di farlo il meglio, anche questa cosa, non, appunto, come ho già detto prima, non mi piace arrivare impreparata, quindi ci tenevo proprio ad essere pronta per questo debutto. Probabilmente questo mio atteggiamento, cioè, mi ha aiutato a far sì che il mio debutto fosse sereno e a far sì che tutte le persone con cui ho lavorato, insomma, mi ritenessero giusta per quel momento e adatta, non mi hanno mai fatto sentire inadeguata, anzi mi hanno sempre spronato. È stato veramente un bel debutto con una bella compagnia con cui abbiamo legato, infatti poi si usciva anche durante le prove, in mezzo alle recite, insomma ho un bel ricordo di quel debutto lì, sì. E poi il ruolo che per me è un bellissimo ruolo con cui debuttare, perché è un ruolo frizzante
E al tempo stesso anche profondo, perché in realtà la musetta non è un personaggio privo di carattere o semplicemente una ragazza da poco, no? E quindi sì, no, è un bellissimo, bellissimo ricordo. Quali sono i ruoli che hai già debuttato? Oh, dunque, aspetta, la musetta, Traviata ovviamente, Violetta Valeri, Donna Anna, nel Don Giovanni, Fior di Ligi in Così fan tutte, Lucrezia Borgia, ma sì, non è, non, in realtà non sono tantissime perché io negli ultimi 3 anni ho cantato tantissime traviate, veramente tante, e questo mi ha dato un modo da una parte di far crescere il personaggio, dall'altro di rafforzarmi tecnicamente, perché questo ruolo qui, cioè ragazzi, io lo dico perché tutte le colleghe che affrontano Traviata sono coraggiose. Forse non lo so se se le persone che vengono a teatro, se il pubblico abbia la percezione di quanto difficile sia quel ruolo, ma veramente è un ruolo pieno di insidie perché non ti lascia tregua un secondo. E se tu non sei preparata vocalmente, ci rimani dentro. E affrontare così tante recite in 3 anni veramente mi ha temprato e cioè, non ho smesso un attimo di studiare. Anche altro, ovviamente, cioè proprio tecnicamente, anche altri ruoli, ma sempre con la cognizione poi di dover affrontare Violetta. Ci sono dei ruoli che preferisci particolarmente e perché? Ah, guarda, ci sono tanti. Adesso, questi che ho debuttato non sono molti. Debutterò altri ruoli nei prossimi anni. A me piacciono tantissimi i ruoli. Non saprei dirti adesso qual è il mio preferito perché sono troppi, però tanti di quelli che mi piacciono non li ho ancora sperimentati in palcoscenico. Perché per dire anche la Mimì, che magari sottovalutavo un po'. In realtà degli attimi di dolcezza e tenerezza che sono difficili da rendere, bisogna cogliere veramente, cioè riuscire a capire la poesia di quelle frasi che Puccini ha scritto e quando ci entri dentro in realtà è magia pura, quindi anche quello mi sta prendendo molto, lo debutterò a febbraio, ma lo sto già studiando da un bel po', insomma. Cioè, ogni volta che lo studio, settimana dopo settimana, non so, cioè, cresce anche quel personaggio lì e quindi ti dico, no, non saprei davvero cosa scegliere. Poi, cioè, ovviamente, magari sai, ho sempre avuto il mito di Tosca, ma adesso non la posso cantare, quindi chi lo sa se magari quando canterò Tosca, magari ti dirò, ah no, ma in realtà il mio ruolo preferito è Tosca, non lo so, cioè, o magari ti dirò, no, guarda, in realtà era Violetta o era Donna Anna. Non lo so, ecco, tra Donna Anna e Fior di Ligi posso sicuramente dirti che io preferisco Donna Anna come temperamento. Ecco, tendenzialmente preferisco i ruoli di temperamento, ecco. Ma per mio carattere proprio, cioè non è per la scrittura, perché anche Così fan tutta delle pagine di musica meravigliose. Che come dico sempre, a me Mozart mette in pace con l'anima, non lo so, è qualcosa di veramente profondo. Però tra le due assolutamente Donna Anna, proprio per il mio carattere, ecco. Quanto tempo eserciti la tua voce per tenerti sempre in forma? Dunque, studio tendenzialmente ogni giorno, magari quando sono in produzione, ecco, se faccio 10 ore di regia, poi non è che torno a casa e canto, quello no, non lo faccio, neanche se ho recita un giorno sì, un giorno no. Però adesso che ho avuto 2 o 3 settimane a casa, ad esempio, studio tutti i giorni. E tutti i giorni intendo magari canto un'ora e mezza, due, ecco, 2 ore, diciamo, e poi il resto ascolto, segno delle cose che mi interessano sullo spartito, perché ovviamente magari non studio solo 2 ore. Passo una prima parte di vocalizzi, non so, una mezz'oretta così, e poi affronto lo studio delle arie, dei concertati, dei pezzi d'assieme, duetti, e poi magari, ecco, vado anche quando posso e sono a casa, vado sempre dalla mia insegnante e facciamo sia lezioni di tecnica pura, quindi solo io e lei, per trovare la posizione giusta dei suoni, che sia tutto sul fiato, insomma, cose prettamente tecniche. E sia, faccio anche lezione col pianista e anche con la maestra per sistemare i ruoli, ecco.
Make-up. Quanto tempo di solito prima di una opera trascorre al trucco e quanto il maquillage è importante per un soprano in scena? Se ricordi magari il make-up più lungo e difficile a cui ti sei sottoposta. Allora, quanto? Dunque, noi siamo convocati di media un paio d'ore prima rispetto all'orario d'inizio della recita. Il trucco, boh, una mezz'oretta, penso ci mettano, tra mezz'ora, tre quarti d'ora, adesso dipende da quanto elaborato è il trucco. E altrettanto il parrucco. Poi ovviamente è giusto per fare giusto il tempo di fare due, tre vocalizzi e di vestirci. E siamo pronti. Il trucco, no, ovviamente è importante essere truccati bene. No, è importante perché anche in base a come, a quanto marcato è un rossetto o, che ne so, anche banalmente quanto sono marcate le sopracciglia, non lo so, tu puoi contribuire a creare il personaggio perché tutto serve. Cioè, quando sei in teatro, come io almeno sono arrivata a questa convinzione che se uno va a teatro non può accontentarsi della voce, tutto contribuisce a rendere l'opera un'opera, cioè un'opera che è fatta di regia, luci, scenografia, costumi e anche il trucco e il parrucco sicuramente sono importantissimi perché mettere una parrucca ridicola o una barba non lo so, di un certo tipo o calcare i pomelli di una cantante, cioè gli zigomi, scusa, i pomelli io, gli zigomi. Cioè, col rosso, che ne so, cioè, puoi contribuire o meno a rendere più ridicolo, più aggressivo, più docile un carattere di qualsiasi personaggio. Quindi tutto è molto importante in realtà. Mi pare, forse quello della Borgia è stato abbastanza lungo, più che altro, cioè trucco e parrucco insieme erano abbastanza, sono stati. Sì, laboriosi, ma più che altro male perché nei capelli c'erano da inserire boh, perle, orettine, adesso non ricordo esattamente, perché sono passati degli anni. Ma sì, quello, altrimenti, oddio no, perché no, non ho mai fatto cose particolarmente lunghe o difficili, no. In quali teatri hai cantato e quali, se ci sono, preferisci particolarmente? Allora, il mio teatro, io lo chiamo il mio perché ci ho debuttato, ma perché ci canto ogni anno, più volte all'anno, è la Fenice. Io la chiamo il mio teatro, ma è la mia seconda casa in realtà. Cioè, sono accolta veramente come una di famiglia a tutti gli effetti, e poi c'è un pubblico sempre molto caloroso. Cioè, mi piace molto cantare lì anche perché si lavora con serenità, quindi sicuramente la Fenice. E poi un bel ricordo anche della Traviata che abbiamo fatto al Petruzzelli di Bari, diretta da Daniele Rustioni. Un bellissimo ricordo anche di quello. Poi, aspetta, ho debuttato a Sassari, dove c'era una bella compagnia, però diciamo proprio i ricordi che mi sono rimasti nel cuore sono stati forse sì la Fenice perché ci ho debuttato e Bari, forse. Direi. All'estero ho cantato solo ad Atene finora, parto fra un paio di giorni per Vienna e dai, sarà un'avventura importante. Quindi, ho fatto solo l'audizione per ora lì, è un bel teatrino, devo dire. Se possiamo chiamarlo teatrino, no, è, caspita, un bellissimo debutto, un'opportunità fantastica che ho questa, quindi la voglio sfruttare al meglio. Con quali direttori d'orchestra hai collaborato e come si riesce ad interagire con essi in modo da creare armonia tra musica e voce? Ricordo anche che saluti caramente il maestro Fabrizio Carminati. Allora, diciamo, ti cito magari quelli con cui c'è stata un po' più di sintonia, dai, così, perché se no magari ne tralascio qualcuno, mi dispiacerebbe. Ho debuttato Traviata con Francesco Lanzillotta e mi ha insegnato molto Francesco, veramente, il suo approccio allo spartito, il suo approccio al cantante mi è piaciuto. E quando l'ho ripresa, un altro direttore con cui ho amato lavorare è stato proprio Daniele Rustioni. Non so perché con alcuni capita che si crei una magia particolare, come è successo l'ultima volta a Venezia con Francesco Ivan Ciampa, per esempio. Non lo so, in realtà sono
Quando lavori con un direttore, lavori molto in sala e ogni direttore esprime i suoi desideri, le sue opinioni riguardo a quello che tu puoi o meno fare, seguendo ovviamente quello che ha scritto l'autore, i colori, le virgole, gli accenti, qualsiasi cosa. Quello che a me piace del nostro lavoro è poter scambiare le opinioni. Proporre, ascoltare quello che mi viene proposto e cercare di farlo mio, ma anche avere qualcuno che possa capire la vocalità, perché ovviamente non tutti i soprani hanno la stessa vocalità, e nessun, cioè, non tutti i tenori, e così via dicendo, tutte le voci, no? Quindi è bello quando io riesco ad entrare in sintonia col gesto e con la sensibilità del direttore con cui sto lavorando ed è bello quando succede anche l'opposto, cioè quando il direttore capisce quello che io posso dare, quello che posso fare. Ed è bello, mi piace anche quando magari sia la traccia che ci siamo dati in prova, magari quando succede qualcosa di speciale durante le recite, perché capita, perché non è che ogni recita è uguale a quella precedente. E quindi capita a volte che si creino non so, una magia particolare per cui si può cambiare qualcosa, ma rendendolo unico. E lo puoi fare solo se c'è una bella sintonia tra chi canta e chi dirige, e ovviamente anche l'orchestra, perché cioè, stiamo lavorando tutti insieme. Infatti, io dico sì, noi siamo solisti, ma in realtà quello che facciamo è, siamo solisti solo perché siamo più esposti, siamo lì sopra il palco, ma in realtà è un lavoro di squadra il nostro, perché io senza un bravo direttore non vado da nessuna parte. E lo stesso un bravo direttore può agitarsi quanto vuole, ma se ha un cantante che non lo segue, un'orchestra che non lo segue, non so, poco si fa. Non so, la vedo un po' così. Mi piace pensare che si possa costruire qualcosa tutti insieme. Ed è successo varie volte. Ah, poi una lezione di vita ovviamente mi è stata data dal maestro Nello Santi. Cioè, lui ha una tradizione, ragazzi, cioè, non so, un pozzo di saggezza, ma proprio perché ha vissuto la tradizione dell'opera. E quindi, cioè, sentire qualcuno che ha vissuto veramente la tradizione, che te la trasmette in un certo modo, cioè, hai la sensazione di entrare a far parte di qualcosa di grande. E, ovviamente poi uno dice, ma la tradizione, magari qualcosa cambia, magari qualcosa resta. Sì, certo, poi ovviamente io ho fatto mio quello che lui mi ha detto, come ogni cantante fa suo, quello che il direttore gli dice. Però è stato bellissimo poter lavorare con lui, sì. Piace, cioè, mi piace pensare che stiamo creando della magia, un'illusione a cui il pubblico può credere, perché sennò io penso che il nostro lavoro non serve a niente, cioè se è solo esercizio tecnico, è fine a se stesso, penso. Teatro dell'Opera di Roma. La Traviata di Verdi con regia di Sofia Coppola e abiti di Valentino. Come ti sei sentita quando sei stata scelta come la protagonista Violetta? E poi com'è stato lavorare con questi grandi nomi dello spettacolo e della moda? E soprattutto, com'è stato indossare i meravigliosi abiti di Valentino? Ah, dunque, è stata un'esperienza unica nel suo genere, devo dire. In realtà all'inizio non sapevo di questa produzione, cioè sapevo di essere stata scelta per Violetta Roma, ma non che sarebbe stata una produzione di questa portata. Quindi inizialmente ho detto bene, evviva, debutto in un nuovo teatro importantissimo, sono più che felice. Bene così. E poi quando mi hanno detto, guarda, gli abiti, i costumi saranno del maestro Valentino e la regia sarà di Sofia Coppola, ho detto, ah però, non male. E niente, lavorare con loro è stato particolare, perché cioè, sono persone distanti dal nostro mondo come noi siamo distanti da loro, però quello che ci accomuna, trovo, è che tutti noi lavoriamo in ambito artistico. Perché alla fine i costumi del maestro Valentino, cioè, sono opere d'arte, non sono costumi fine a se stessi, no? E così come Sofia ha una sensibilità veramente particolare, cioè sono persone che creano qualcosa di fantastico, quindi dico, cioè, la bellezza per me è stata collaborare con persone con cui ho potuto condividere l'arte.
Cioè, questa è la finalità più bella per me. Cioè, poi è ovvio che mi chiedi come Valentino, ti dico, cioè, è stato fantastico, penso che, cioè, mi capiterà, non penso che capiti tante volte nella vita un'occasione del genere, quindi è ovvio che saranno ricordi che per me rimarranno indelebili. Però proprio è stata la bellezza di condividere, non so, qualcosa di artistico e che comunque rimarrà nella storia, perché è stata un'operazione ovviamente intelligente, perché il Teatro dell'Opera di Roma ha fatto parlare di sé, però cioè, grandiosa, un'operazione veramente grandiosa, definirei. Guarda, il mio preferito, inizialmente era il nero il mio preferito. Poi sai che non ho avuto un mio preferito perché è stato bello questo, nel senso che ogni abito, come ti dicevo prima, che il trucco e parrucco contribuiscono a creare il personaggio, cioè quegli abiti lì veramente non erano dei semplici abiti, erano parte del personaggio. Anche guarda, una cosa che a me è piaciuta moltissimo è stata la maschera con cui sono entrata a casa Flora. Maschera e mantello con cui sono entrata a casa Flora, perché inizialmente non potevo anche solo intuire il significato o l'effetto che potesse fare quella maschera, ma guarda poi indossandola in scena e poi l'effetto che ho visto dalle foto che è venuto da fuori, cioè devo dire che hanno contribuito anche questi vestiti a creare il personaggio. Cioè, veramente, cioè, ho avuto la sensazione che quegli abiti facessero parte di me, proprio perché mi hanno aiutato a stare in scena in un certo modo. Cioè, non erano, non so come spiegartelo, una sensazione strana. Perché anche indossare quella maschera e il vestito rosso, che magari non dava tanta possibilità di movimento, quell'abito lì, perché era molto strutturato l'abito rosso di Casa Flora. Ma come anche quello nero del primo atto, ma cioè contribuivano a creare un certo tipo di personaggio e questo mi è piaciuto moltissimo, veramente. Ma è stato interessante perché è stato un nuovo approccio anche per me. È stata una nuova scoperta e sicuramente, guarda, mi ha dato modo di far crescere ancora il personaggio. Più ci penso a distanza di mesi e più ne sono convinta. Che rapporto c'è tra te e la musica? Con quali emozioni canti e quanto ti emozioni quando canti? Cosa senti? Cosa provi? Allora, io quando canto mi emoziono forse anche troppo. Infatti, ma è una cosa che ho fin da quando sono bambina e pensati che a volte ancora mi succede, cerco di non farlo mai accadere grazie alla tecnica, ma proprio quando sento che mi sto per emozionare, tende ad andarmi di traverso la saliva, ma è una cosa che ho, guarda, da quando cavo in chiesa da piccola, davvero. In scena non è molto divertente. No, adesso sono riuscita negli anni a tenere più a bada questa cosa, ma sì, che è una cosa buffa, è una cosa stupida perché in realtà cioè, la puoi benissimo gestire, però oppure ecco, una cosa che a me ogni tanto capita è proprio di piangere veramente in scena, perché quando si crea proprio quell'alchimia col direttore, con l'orchestra, non so, ci sono state delle recite particolari in cui cioè, veramente ti sembra di vivere quello che stai mettendo in scena. E veramente la musica ti entra dentro in un modo così prepotente che non lo so descrivere bene in realtà com'è la sensazione, ma ti senti come quasi esplodere. E quindi cioè, poi magari sfoci nel pianto reale in scena, cioè, a volte veramente mi è capitato. Ovviamente cioè, poi lo devi anche tenere a bada perché cioè, è importante tenere una linea di canto pulita sempre. Però per me, guarda, io amo il mio lavoro proprio perché sono contenta di avere la fortuna, di poterlo fare, perché, è un dono, sì, quello che ho, è un dono il fatto che io, sia meticolosa nello studio, tutto, un dono potermi esibire, ma è un dono per me poter sentire, l'orchestra che suona, davanti a me, sotto di me, avere qualcuno con cui interagire sempre e creare qualcosa di speciale. Cioè, a me questa cosa proprio piace tantissimo, che va al di là dell'applauso, cioè, a me non, ovvio che se il pubblico ha recepito emozioni e applaude, io sono contenta, ovviamente, però
È una cosa che va al di là proprio per me. Io mi emoziono molto, sì, quando sto sul palco e credo in quello che sto facendo, molto, sempre. Sì, è viscerale, ma da sempre. Cioè, io da sempre ho usato la musica fin da quando ero bambina come valvola di sfogo. Che fosse il flauto, che fosse il canto, che fosse il ballo anche. Cioè, poi insomma, mi diverto anche nel ballare così. Ma non. Sì, è sempre stato una valvola di sfogo, qualcosa che mi ha sempre aiutato a stare bene. Ovviamente adesso sul palco noi calcoliamo tutto quello che dobbiamo cantare, però c'è sempre la parte emotiva che dà qualcosa in più al personaggio e che ci aiuta a essere unici, perché altrimenti tutte le Violette, tutte le Mimì, tutte le donne Anne sarebbero tutte uguali, invece sono tutte uguali, tutte diverse, perché ognuna ci mette del suo e questa è la cosa bella poi. Come riesci a interpretare personaggi femminili a volte molto diversi tra loro, cercando di donare a te stessa e al pubblico le emozioni che vive quel personaggio e di far immedesimare il pubblico in una certa situazione in cui quel personaggio è presente? Guarda, ti dico, è come quando noi cerchiamo di descrivere una persona, ma mi dicono, ma tu sei tranquilla piuttosto che, ma sei una persona decisa. In realtà ognuno di noi ha mille facce, mille sfaccettature nel proprio carattere. Sì, uno può essere tendenzialmente tranquillo, tendenzialmente agitato, ma la bellezza è che l'uomo è mutevole, l'animo dell'uomo è mutevole. Quindi, in realtà, quando io vado ad interpretare, ma penso anche tutti i colleghi che vanno ad interpretare personaggi diversi tra loro, non fanno altro che accentuare quella sfaccettatura del proprio carattere. Intanto ovviamente studi il carattere del personaggio e poi ovviamente in qualche personaggio ci sarà qualcosa più di tuo, in qualcun altro ci sarà solo un aspetto del tuo carattere. Però è divertente questo, è bello crearlo, mettendoci sempre qualcosa di nostro e non fermarsi, non so, solo a, ma sì, Mimì è la Gaia fioraia, tranquilla, che poi muore di tisi. No, non è solo questo, cioè, Violetta non è solo quella che da prostituta diventa amante passionale solo per un uomo soltanto, cioè ci sono tante facce che una persona può mostrare e poi anche la musica ti suggerisce tantissime cose. Quindi tante cose sono studiate, molte altre sono istintive e suggerite quindi dalla musica. Quando ti propongono un ruolo, la prima cosa che si fa di solito è leggere trama, leggere il libretto, spartito, ascolto, farsi un'idea del personaggio. Magari se è un personaggio storico, io sempre leggo fonti, le biografie, scusa, le biografie, oppure romanzi storici, cose così. Io comunque, cioè io sì, cioè non è che arrivo impreparata o se arrivi, ah sì, dai, interpretiamo questo, ma sì, siamo sulla musica. No, certo, c'è uno studio di mesi da fare, sì, non ci si improvvisa sicuramente un personaggio, no? È la punta dell'iceberg, ma è la cosa bella è che tu studi tantissimo per poi poter creare quella magia, che se una sera capita qualcosa di diverso, è solo bellezza in più che tu aggiungi, perché c'hai già lo strato base, no? E quello che tu metti sopra è qualcosa che puoi solo aggiungere. Francesca, hai progetti futuri di cui puoi parlarci e puoi dirci magari le date e qualche informazione sulla tua bohème allo Stadtoper di Vienna? No, no, è tutto top secret, no, no. C'è interesse, ci saranno sì delle novità, ma ancora no, non si può svelare nulla se non il debutto lì come musetta. Parto domenica e le recite saranno poi dal 14 al 21 novembre. E la Bohème, farò musetta, sì. Grazie Francesca per aver partecipato al mio programma ed avermi concesso questa bella intervista. Grazie a te, veramente. Grazie mille, grazie. Ciao. Ciao. Il soprano Francesca Dotto è nata a Treviso, ha conseguito la maturità classica e si è diplomata in flauto traverso al Conservatorio di Bologna nel 2006. Nel 2007 ha intrapreso lo studio del canto con il soprano Elisabetta Tandura e nel 2011 ha vinto il primo premio al concorso Premio Nazionale delle Arti, indetto dal MIUR, e si è diplomata con lode e menzione d'onore presso il Conservatorio di Castelfranco Veneto. Tutti i brani che ascolteremo
sono tratti dalla Traviata di Giuseppe Verdi, registrata live al Teatro dell'Opera di Roma in occasione di una Traviata speciale, cioè quella per la regia di Sofia Coppola con abiti di Valentino. Il primo brano che ascolteremo è tratto dal primo atto ed è Il Brindisi. Nel 2012 Francesca Dotto è stata finalista al concorso Voci Verdiane a Busseto. Al concorso Corradetti a Padova ha vinto il secondo premio al concorso Callas a Verona e ha debuttato al Teatro La Fenice a Venezia interpretando il ruolo di Musetta nella Bohème di Puccini. La stagione 2013 è iniziata con la ripresa della produzione della Bohème nel ruolo di Musetta al Teatro La Fenice e proseguita con il debutto nella Lucrezia Borgia di Donizetti come protagonista al Teatro Verdi di Padova e con quello ne La Traviata nel ruolo di Violetta al Teatro Verdi di Sassari. Ascoltiamo l'aria E strano, Follie. Sventura, un sogno amore.
Francesca Dotto canta poi La Traviata in diversi teatri italiani e stranieri, in diverse riprese alla Fenice, al Teatro Petruzzelli di Bari, il Filarmonico di Verona e ad Atene, La Bohème nel ruolo di Musetta al Teatro La Fenice e Don Giovanni nel ruolo di Donna Anna ad Atene e alla Fenice. Debutta come Fiordiligi in Così fan tutte di Mozart al Festival dei Due Mondi a Spoleto, diretta da James Conlon, e poi Musetta nella Bohème al Teatro Petruzzelli di Bari e torna alla Fenice per La Traviata diretta da Nello Santi. Ascoltiamo l'aria Amami Alfredo, tratta dal secondo atto della Traviata di Verdi. Che fai? Nulla. Scrivevi? No. Ma turbamento, a chi scrivevi? A te. Dammi quel foglio. Non per ora. Mi perdona, sono io preoccupato. E tu? Giunse mio padre. Lo vedesti? Ah no, se vero scritto mi lasciava, però l'attendo, t'amerai in vederti. Qui non mi sorprenda, mi lascia che m'allontani. Tu lo colmo, a piede suo, accetterò, divise più, ne vorrò, sarebbe lei, perché tu muovi, tu muovi, Alfredo, tu muovi, non è vero, tu muovi, Alfredo, tu muovi, Alfredo, non è vero. Ma quanto, perché piangi? Di là.
Tra i suoi recenti e futuri impegni, ancora Violetta, in nuove produzioni al Teatro dell'Opera di Roma, con regia di Sofia Coppola e costumi di Valentino, ed a Firenze e tornerà a Roma per una nuova produzione di Così fan tutte, a Venezia per Mimì in La Bohème e Donna Anna in Don Giovanni, il debutto alla Staatsoper di Vienna nella stagione 2016-2017, viaggio a Reims all'Opera di Roma. Il quarto e il quinto brano li ascolteremo di seguito e sono La promessa manteneste e Addio del passato. Attendo, attendo.
tutte le informazioni biografiche e di carriera relative al soprano Francesca Dotto sono tratte dal sito www.inartmanagement.com e dal sito ufficiale della cantante, che vi invito anche ad esplorare perché è molto bello ed interessante, ricco di immagini e di notizie. www.francescadotto.com. Grazie per aver seguito la puntata del mio programma dedicato all'opera e alla classica, che stasera ha visto protagonista il meraviglioso soprano Francesca Dotto, che ringrazio caramente per l'amicizia, l'empatia e per aver dialogato attraverso l'intervista con emozione, con anche poesia, filosofia ed un grande amore verso la musica. Grazie a voi per aver seguito la puntata, spero sia stata di vostro gradimento. Un saluto a tutti, Serena.